Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Iniziamo un nuovo capitolo, il capitolo numero 3. Dopo la scorsa vittoria, insomma, direi che siamo più carichi che mai e tutti sono decisi a giocare al meglio delle loro capacità. Questa qua ha fatto 200 palleggi. Wow, non ha fatto altro che giocare col pallone? Vuole arrivare, vuole puntare a 1000 addirittura. E che cos'è? Allora, voglio che volete fare? Volete prendere confidenza con la palla? Perfetto, anche loro iniziano a palleggiare. Oh, ma vabbè, appena che è rimbalzata. Quanto dovete esagerare? Ah, e un'altra cosa, uno nei commenti, un ragazzo mi ha scritto che io ho guardato l'anime. No, non ho guardato l'anime. Lo ribadisco perché magari non l'ho detto bene. Io guardo l'anime dopo aver giocato la parte corrispondente appunto nel videogioco. Perché se no, a che serve giocare se guardo l'anime? Non avrebbe senso in questa maniera. Insomma, voglio stare più attenti. Sì. Ah, tranquilli proprio. Vabbè. Ha detto dannazione, anche se però comunque sia potrebbe essere tradotta in un'altra maniera quella parola, però. Tutti quanti danno ascolto, insomma, da Temma in questo momento. Lui non pensa di riuscire a essere abile nel controllo di palla, ma con calma imparerai col tempo. Impari per forza. Ok, stavano parlando dei due difensori. Dovrebbero essere quello coi capelli arancioni e quello con i capelli rosa, mi sembra. Episodio 3: Contro l'Arabia Saudita. Ok. Se vi ricordate, quando c'era Mark Evans era contro il Qatar, i leoni del deserto, invece qui è l'Arabia Saudita. Hanno cambiato un pochino. Mi sembra che Shindo stesse dicendo che dovrebbero allenare anche la difesa oltre che il portiere, perché se la difesa fa superare gli attaccanti, il portiere può essere bravo quanto vuole, ma la difesa de deve comunque fare il suo lavoro. Possiamo accedere alla Raimon, se non sbaglio ora, alla scuola? Prima non mi sembra che potevamo accedervi, invece adesso sì. Almeno vedono le classi dove sono. Anche perché sarebbe giusto che venissero dalla nostra scuola, invece che giocare solo nella squadra. Anche perché, beh, sì, è il Giappone. Siamo i rappresentanti del Giappone. È vero che siamo i rappresentanti del Giappone e possono venire da varie scuole, però alla Raimon ci sono i dormitori. Ok, qua ci stanno spiegando un po' di cose delle community con le foto e il fatto di poter ingaggiare giocatori. Infatti qui è apparso anche, vedete, no? Le carte, l'amico card. Queste qui sono un pochino più complicate da capire delle altre, più complicate perché sono in giapponese, non perché siano più difficili capire cosa fare per riuscire a prendere alcune amico card. Nello scorso Inazuma Eleven alcune erano davvero impossibili. Per reclutare alcuni giocatori dovevi vincere una partita contro una squadra specifica, però non ti diceva quale, quindi alla fine dovevi proprio giocarle tutte quante. Ma erano anche più complicate di così. Siamo a campetto al fiume. Lui se ne va per conto suo. Ah, la ragazza che abbiamo visto nello scorso episodio, alla fine. Probabilmente lei giocherà una piccola parte insieme al nostro amichetto Buddha. Sarebbe un bel soprannome Buddha per quel personaggio, perché proprio come Buddha, lui è la personificazione della pace interiore. Anche se poi non è molto calmo. Comunque, qui possiamo fare la foto, perfetto. Alcune foto poi servono anche per reclutare alcuni giocatori. Questo pullman è sempre in funzione, però alla fine non lo usano mai. Questo fa gli Slav Squat, poverino. E proseguiamo allora. Ah, ma qua siamo in ce. Ah, al centro sta su. Sì, perché se veniamo dal campo del fiume. Ok, un po' di tecniche troviamo. Non male, non male.
Possiamo già andare di qua? Sì, che bello, possiamo esplorare l'area del campus. È sembra quasi un campus alla fine, se ci pensiamo. Non è una semplice scuola media. La cosa bella delle scuole giapponesi, così come alcune scuole americane, è che ti preparano per il futuro, per uno sport che potresti magari apprendere nella tua vita futura, come carriera. Invece in Italia è molto difficile trovare scuole di questo genere. Abbiamo trovato delle tecniche che usavano appunto i ragazzi della Raimon Eleven quando erano capitanati da Mark Evans. E comunque sì, andremo subito nella scuola. Io finisco un attimo di esplorare questa piccola zona. Perfetto, direi che siamo pronti a entrare, dai. Abbiamo perso fin troppo tempo qui fuori. E ok, dobbiamo andare per caso... Sì, nel campo da calcio della scuola, ovvio, no? Quello dove si fanno gli allenamenti e non le partite. Ma guarda un po' i nostri vecchi compagni! Sì, siamo noi, Inazuma Japan. Temma! Però ora mi chiedo, dovrebbero entrare in squadra alcuni di loro? Almeno due? JP almeno? E vorrei anche Gabi, perché Gabi, porca miseria, c'ha una difesa che fa paura. Gabi è molto forte come difensore. È un po' OP, però serve. Anche se Goldie comunque sia, anche lei faceva la sua parte. Però Brunhilde come spirito guerriero è tutt'altra cosa. Dobbiamo sfidarli? Ma siamo seri? Lucian, che sta lì tutto quanto da solo. Non sarebbe male, effettivamente, una sfida. Ed infatti è quello che faremo. Era piuttosto intuibile. Va bene, parliamo con Gabi allora. Ah, ma Gabi è il capitano della Raimon, quindi? Beh, certo, in assenza mia e di Riccardo e anche di Victor è ovvio che sia Gabi. Anche se in Inazuma Eleven è molto strano il modo in cui... il ruolo al quale viene assegnato il capitano. Che c'è? Tutto a posto? Sì, siamo a posto così, no? Bene. Non so perché mi abbia fatto scegliere... Ma era... Sì, una partita allora, perché... Dicevo, no? Il ruolo del capitano viene dato a caso in Inazuma Eleven. Non va alla persona più anziana. Cioè, più anziana, ovvero quella che ha più presenza in squadra. Loro sono sempre i classici giocatori, no? Ok, questo ha Burning Hand... ha Burning Catch, non Burning Hand. 0-8? Mio Dio, ragazzi, lo facciamo secco, poverino. Va bene, sì, questi qua comunque si sono anche deboli pure loro, non è che siano chissà quanto forti. Fatevi sotto in Azuma Japan! Va bene. Ricorda però che l'hai voluto tu, eh? Ho trovato un po' di equipaggiamento che dovrei effettivamente dare ai miei giocatori, ma col tempo lo facciamo. Bel passaggio, grazie. Tua, ancora tua. Ah, un po' troppo là siamo andati, eh. E ora tiriamo, pochino più centrale. Andiamo con... ma, oddio, fuoco contro fuoco? Facciamo un po'... no, lui è montagna però, come... no, lui è fuoco, sì, lui è fuoco. Facciamo più potente di tutte? Pertanto, parata ardente comunque sia è sempre fuoco. Contro... ah sì, dai, facciamolo. Tanto contro stoccata micidiale è sempre anch'essa fuoco. 104 di potenza, arriverà a 90. 9, quindi voglia. Tu quanto arriverai a 70 di potenza? 77, vedi? Gol facile facile. Neanche dobbiamo sprecarci più di tanto. Sì. Allora ragazzi, che ve ne pare? È solo un gol. No, montatevi la testa, ora lo recupereremo. Recupererete questo gol. Pufui. Non fatemi ridere. Tu vai avanti, Falco, non ti preoccupare. Ci penso io a bloccare. Wow. Ma me lo stai dicendo sul serio? Guarda un po'. Hoppla. Mago, grande mago. Peccato che Temma corre poco. Aia.
Ma Falco, che mi combini, falchetto bello? Perché? Dai, faccio tirare a te, Falco. È tua. Attacco parkour, che tecnica è? Tipo vento. Livello 40. Oddio, siamo un po' distanti, ma... lascia fare. Banincacci. Niente, non ce la fa neanche stavolta. Oh yeah. Che facciamo? Li fracassiamo anche a questi? Dai. Ho già vinto e stravinto contro due squadre del mondiale. Non penso che la Raimon Eleven sia molto più forte delle altre, eh. Mo, vorrei di, però. Bloccatelo! Ok. Oh oh! Corri su, bravo! E poi tira! Ah, troppo lungo. Oh, peccato. Ah, mi ha proprio annullato direttamente. Va bene. Oi, mai. Grande mago! Posto. Tu. Ah, ok, vediamo un po'. Future Eye. Ecco, non mi riveniva la lettera. Future Eye, occhio futuro. Occhio che prevede, occhio che vede il futuro. In teoria. Senti, non posso starmi a sprecare ogni volta le tecniche. Oh, vedi che ce la faccio tanto bene a superarlo. Falco. Tua Victor. Come ho detto, ogni tanto mi vengono i nomi giapponesi, a volte i nomi italiani, i nomi localizzati, vabbè, oh, come capita, capita, mo. Tanto si capisce, no? In faccia, in faccia. Però è forte, comunque sia, anche senza tecnica. Cioè, voglio dire, con la tecnica arriva a 77, senza a 65. C'è pochissima differenza, ragazzi, eh. Io starei molto attento se fossi in lui. Potrebbe diventare molto più forte. Che poi io mi sono allenato pochissimo. Mi sono allenato. Cioè, dalla partita scorsa non ho fatto nulla, anche perché non potevo. E non mi ero neanche allenato per quella partita. Questo invece è Thief Eye, ovvero occhio furtivo. Che serve a rubare. Falco, tutta tua la palla. E tira. Ah, non prendo un attacco parkour. Mannaggia. Vamo, la usa. Vabbè, mo, non ti gasare, però. Chi la... ma che fate? Ma siete pazzi? Vai. Ma che cos'è? Assalto fulminio, com'è che si chiamava questa? No, assalto fulminio è quell'altra. Aha, vuoi tirare tu? Bene, preparati allora. Saido Vainda. La vipera. O serpente a sonagli. Sidewinder. Dovrebbe essere serpente a sonagli tradotto letteralmente. Non ne sono sicuro. Ma il portiere fino a qua è arrivato? Ma no, è il nostro giocatore. Da qua allo schermo mi sembra il portiere della Raimon. Accidenti a lui. Oddio, Falco non ha... È stanco Falco? Com'è possibile che sia stanco? Anche lui. Ma perché sono stanchi? Lei invece no. O forse era preoccupata per... per il Buddha lì. Ma tutto sommato i giocatori non è che abbiano corso poi tanto, quindi non capisco da dove derivi questa stanchezza. No, l'ho passata dietro per sbaglio. Vabbè, niente, meglio così.
Mi sono accorto dopo. Senza pensarci, ho premuto senza pensarci. Però Wonder Trap se la portiamo subito a livelli alti, io non è che mi dispiace poi, comunque sia servirà più in là nelle partite. Bloccalo Victor. Grande, una spallata. Ok, JP in porta. Ehi, piccoletto. Death drop. Vediamo un po' come lo para. Sono curioso di vederlo ora. Ah, questa. Buttobi punch. Pugno a piena potenza. O giro di vento o Z slashy. Che poi se ci pensiamo nella vita vera, una delle pochissime tecniche che possiamo replicare è appunto giro di vento. Alla fine il giro di vento richiede solo un grandissimo controllo di palla. Non fai volare l'avversario in quella maniera e magari il tempo che perdi a girare l'avversario già riesce a vedere i tuoi movimenti, però insomma. È possibile farla. Un altro buttami panci. Sì, JP ha queste tecniche come buttami jump, buttami panci, che non è proprio giusto tradurle con a pieno regime. Si dovrebbe tradurre tipo non a piena potenza. Tipo no, in italiano vengono tradotte in una maniera più orecchiabile, ecco. Però alla fine non è che riportino precisamente quello che è il nome della tecnica. C'è un motivo se alcuni nomi andrebbero lasciati in giapponese e altri no. Però alla fine l'ultima parola è della level 5. Quindi se loro danno il benestare. Se la stanno giocando molto bene nel secondo tempo, hanno un grande possesso di palla. E la cosa non mi va bene, per niente. Fatti da parte tu. Vai Victor, è tua. Però no, però no. Dato che era dietro e non avanti, potevo farlo senza fuori gioco. Un altro attacco parkour. Oh, debole, molto debole. No, la para sicuro. Cavoli, non so perché, ma l'ha fatto debolissimo. Che è successo? Occhio furtivo. Spemmete. Non sei convinto? Troppo lontano. Un altro occhio furtivo. Vai, si dovrà potenziare prima o poi, no? Pronti. Ok, perfetto. Non era più vicino. Tira. Vai, vai. Stoccata micidiale dalla distanza. Chi se ne importa. L'importante è che sia bella. Potente, ma non è per niente. Ah, però non para. Cioè, non para, non può parare. E gol, 4-0. Io direi che se la lasciamo sul 4-0, insomma, non è proprio tanto male. Più gol fai, più punti ricevi. Il che è molto sbagliato. È molto sbagliato come metodo di assegnazione punti. Però riusciamo a bloccarli, ragazzi. Grande detective. Bravissima. Chi c'è? C'è lui. Perfetto. Non possiamo rifarci però, perché hai un tiro debolissimo ora senza tecnica.
Proviamoci! No. Bah. Attento, Arion. Niente. Finita! Finisce col 4-0. Il che è un ottimo risultato. Molto soddisfatto, attenzione. La nuova tecnica? No, no, aspetta, mo devo un attimo vederla perché non mi riportano. È stato un bel match. Ma contro la Royal Academy, che c'entra la Royal? Ah, abbiamo perso contro la Royal, invece avete vinto contro di noi, com'è possibile? Beh, i misteri della vita, Gabi. In effetti, a pensarci adesso, la Royal era davvero, davvero scarsa. Ok, usciamo da queste parti allora. No, ancora non capisco qual è. No, non mi viene in mente proprio. Bene, torniamo qui appunto agli alloggi. Quest'area no, non c'era. Probabilmente c'era, ma non era visitabile. L'hanno aggiunta poi. Quindi abbiamo Shamshir come la squadra dell'Arabia Saudita, forse. E sono molto forti in attacco e sono anche veloci. Bell'affare. Dovrebbe essere che hanno un gioco imbattibile, una tecnica imbattibile. Perfetto, domani organizzerà tutto quanto per l'incontro. Boh, cosa voleva dire non lo so. Ma una frase un po' particolare. Comunque sia, credo che non sarà difficile. Voglio dire, basta allenarci un pochettino e saremo in grado di superare anche questa sfida. Lui non ha tempo neanche per se stesso, quindi non si allenerà con noi. C'è stato poi un periodo di pausa? Quindi sono rilassati. Ok, queste qui stanno parlando dei sogni che vogliono realizzare una volta concluso il torneo mondiale. Anche loro probabilmente stanno parlando del fatto che lui vuole costruire una casa per sé e per i suoi fratelli. Mi sembra che la madre sia malata e che il padre sia morto o non c'è. Una cosa del genere. Anche perché sto seguendo sì l'anime, ma sto più giocando che seguendo. Praticamente sono rimasto al secondo episodio, se non sbaglio. Sì. Questo qui si lamenta del rumore. Ma smettila. Ah, quindi anche loro sono... Ok. Cioè, Riccardo però ne aveva una tutta quanta per sé di alloggio, cioè c'era piano, una stanza per mangiare e una per dormire. Invece loro devono stare tutti quanti vicino? Boh. Riccardo si allena da solo. Oh, forse questo è qualche tempo prima del... Questa è la sua gang. Qualche tempo prima dell'inizio del mondiale. Cacchio, cioè, certo però che si riconoscono sempre i teppisti, eh. Guarda questi capelli. Non è normale la cosa. Tipo. Oh, si è risvegliato. Kisaka. Kisaka? Come si legge il nome? La U non si dovrebbe sentire. Kisaka. Che c'è? Che è successo? No, mi sa che è successo proprio poco fa invece. E non in un tempo remoto. Si sono presi a pugni? Sì, si arrabbia per un non nulla. Ed effettivamente è quello che sembra sia successo, giusto? Avanti, andiamo a raggiungere questo...
Questo poco di buono. Ah, ha lasciato la squadra. Va bene, va bene. Ad ogni modo, Cugio, questo video termina qui e nel prossimo ovviamente andremo a vedere cosa è successo e sfideremo anche l'Arabia Saudita. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!